I protagonisti della puntata di oggi sono molto poco conosciuti. Avete mai sentito parlare infatti dei galagoni, anzi dei galagoni minori? Probabilmente no. Sono animali molto strani, chiamati anche i folletti notturni dell'Africa. Essendo molto piccoli e deboli, hanno adottato la miglior strategia possibile per sfuggire ai predatori, quella di vivere sugli alberi e di spostarsi solo di notte per la ricerca del cibo. Di insetti ce ne sono parecchi nella regione del Kalahari in cui vivono e quando riescono a acchiapparne uno i galagoni lo sbucciano un po' come una nocciolina prima di mangiarselo. I galagoni hanno grandi occhi, cosa che consente loro una buona visione notturna. Due grandi occhi messi in posizione frontale in modo da permettere una profondità di campo molto utile per saltare da un ramo all'altro o da un albero all'altro. È il più antico adattamento visivo che è stato poi adottato nella storia dell'evoluzione dalle scimmie e infine anche dall'uomo. Noi non sappiamo, andando indietro nel tempo, a chi assomigliassero i nostri lontanissimi antenati, ma c'è il fondato sospetto che assomigliassero un po' proprio a questi galagoni. Del resto, nella storia del nostro albero genealogico, andando indietro di 70 milioni di anni, si trovano proprio degli antenati di piccola taglia, che vivevano sugli alberi e avevano vita notturna, come il cosiddetto purgatorio che assomigliava un po' a uno scoiattolo e che è vissuto circa appunto 70 milioni di anni fa. Il documentario che vedremo tra poco ci mostrerà immagini molto suggestive e ci permetterà di fare una visita a un piccolo mondo poco conosciuto e molto interessante, solitamente trascurato dai cameraman naturalisti. Anche perché non facile da filmare. Vediamo questi galagoni. Il sole ardente dell'Africa tramonta. Mentre l'elefante e la giraffa diventano ombre tra i rami della boscaglia, dei minuscoli animali cominciano a muoversi e a saltare. Si chiamano galagoni e sono dei primati come le scimmie e l'uomo. Hanno occhi enormi per vedere bene di notte. Questo è il bush, territorio boscoso caratteristico dell'Africa meridionale. Nella stagione secca, uccelli e mammiferi, dalle grandule alle giraffe, si radunano nelle poche pozze d'acqua che non si sono ancora prosciugate. Giungono qui seguendo percorsi tramandati di generazione in generazione. Dove l'acqua è abbondante, in superficie o nelle riserve sotterranee, crescono anche gli alberi. Nel caldo del giorno e nel freddo della notte si susseguono i gruppi di animali che provengono dalla savana arida. E i predatori seguono gli erbivori.
Queste macchie di foresta non sono solo una via di transito e un luogo di abbeverata, sono anche un habitat a sé, dove alcuni animali trascorrono tutta la loro vita. Piccoli e insignificanti, in confronto ai giganti che si muovono sotto di loro, i galagoni sono attivi solo di notte. Piccoli gruppi, spesso formati solo da femmine, si aggirano nell'oscurità senza alcun timore. Tre o quattro famiglie possono vivere fianco a fianco, ognuna nel proprio frammento di boscaglia. Ogni notte, il maschio dominante difende i confini del proprio territorio con un canto delicato. Dopo il crepuscolo, gli acrobati partono ad uno per una caccia che dura tutta la notte. La loro vista è eccellente e permette loro di avvistare le prede a considerevole distanza. Altrettanto fenomenale è la loro agilità, perché pur essendo lunghi solo 15-16 cm, esclusa la coda, con un solo balzo percorrono oltre 4 metri. Nel vecchio nido di un uccello, un giovane maschio si è appena svegliato. Ha trascorso i primi mesi di vita nel territorio della madre, ma ora la sua breve infanzia è finita e deve intraprendere un lungo viaggio. Un balzo dopo l'altro va sempre più lontano. A volte la distanza tra gli alberi è troppo grande e deve affrontare il rischio di avanzare al suolo. Alla vista di un leopardo, il galagone si ferma. Ma il grosso felino ha puntato un antilope. Fallito l'attacco, il predatore si allontana. Anche se è spaventato, il giovane maschio coglie l'occasione e scende a terra. Abbandona il boschetto dove è nato e a grandi balzi si avventura in un nuovo territorio verso una nuova fase della sua vita. Una volta al sicuro, si guarda intorno e ascolta i rumori di questo luogo sconosciuto. Lo stomaco di un elefante brontola mentre il grosso erbivoro mangia. Le orecchie del galagone possono muoversi separatamente, intercettando suoni vicini e lontani. Il ruggito del leone fa paura. Mentre i soffi degli impala non lo preoccupano. Il galagone marca il nuovo territorio sfregando il mento e il torace contro i rami. Poi si bagna le mani con l'urina e se la spruzza sui piedi per migliorare la presa delle dita. In questo modo è sempre pronto a saltare se qualcosa lo minaccia. Sa bene che i serpenti sono un pericolo, ma anche che gli insetti sono cibo. Afferra delicatamente la preda e le stacca la testa con un morso. Poi getta via le ali, le zampe e lo scheletro esterno.
i galagoni minori non mangiano foglie o frutti. Ciononostante, nella stagione secca trovano il loro cibo principale tra le spine delle acacie. Questi alberi sono stati attaccati dai curculionidi, insetti che depongono le uova sotto la corteccia così che le larve possano nutrirsi di legno. Gli adulti emergono attraverso i tunnel che si scavano mangiando. La pianta reagisce a questo attacco secernendo una speciale resina per sigillare i buchi. La resina è dolce, ricca di proteine e minerali e indurisce quando si secca. I galagoni la leccano come se fosse una caramella. È anche piuttosto indigesta, ma i galagoni minori hanno dei particolari batteri intestinali che li aiutano a digerirla. Un salto dopo l'altro, il galagone si ritrova vicino ad una cavità e fa il primo incontro con un estraneo della sua specie. È una giovane femmina sola che, nonostante gradisca la compagnia, è anche un po' innervosita dalla presenza dello sconosciuto. Lui è attento a evitare gli incontri con gli altri maschi del territorio, ma è anche desideroso di conoscere ogni femmina. Non ancora a suo agio, la sconosciuta si sposta in una zona più aperta. E lui balza vicino alla tana per esaminare gli odori, scoprendo così che è pronta per essere corteggiata. La segue. E lei gli sfugge nascondendosi in un'altra cavità. Il maschio sembra deciso a non arrendersi. La situazione è tesa. Mentre lui esita, lei si bagna mani e piedi per essere pronta alla fuga. Alla fine, però, si lascia raggiungere. Il maschio è al suo primo corteggiamento ed è un po' impacciato. Forse è un po' troppo premuroso e lei sembra infastidita. Quando tenta di andarsene, lui si aggrappa alla sua zampa. Ma la pervicacia è ricompensata, perché alla fine accetta di farsi grattare la testa. Lentamente, rassicurata da queste cure affettuose, si rilassa e la coppia si unisce. Resterà insieme tutta la notte. Quando l'alba diffonde il suo bagliore nel cielo, maschio e femmina si sistemano alla base di un ramo per dormire.
Man mano che la stagione avanza, il sole inaridisce la boscaglia. Quando non c'è più altro cibo, gli elefanti si spostano allora nei boschi per staccare la corteccia degli alberi e mangiarne il midollo, spesso danneggiandoli o addirittura provocandone la morte. Nella boscaglia una leonessa ha ucciso una zebra e ora sono arrivate le iene. In Africa il tempo può cambiare in fretta. A un tratto, dopo lunghi mesi di siccità, arrivano le piogge. L'acqua bagna la boscaglia e alimenta le falde sotterranee. I semi germinano, le foglie si aprono. Emergono miriadi di insetti che si moltiplicano procurando cibo per gli animali. E così la vita si rinnova. Nel nido, la giovane femmina ha partorito due piccoli 4 mesi dopo l'accoppiamento. Ora hanno 10 giorni e sono lunghi solo 5 centimetri. Ne prende uno ancora addormentato e lo trasferisce su un ramo. Poi va a prendere il secondo e fa la stessa cosa. In questo modo può cercare il cibo e intanto tenere i piccoli a portata di sguardo. Il più vivace dei cuccioli si afferra ai rami e comincia a ispezionare ciò che lo circonda. Sua madre è andata a leccare la resina di un albero, forse danneggiato da un elefante di passaggio. Il più timido dei due cuccioli teme forse di essere stato abbandonato e lancia un richiamo d'aiuto. Poi, finalmente, la madre torna a riprenderlo. Anche quello più vivace comincia ad essere nervoso. Finché non saranno più grandi, ogni volta che dovrà assentarsi dal nido, la madre li sistemerà all'esterno in modo da poterli controllare. Nei pochi mesi trascorsi dal suo arrivo, il giovane maschio si è stabilito definitivamente nel nuovo territorio, cercando sempre di evitare l'incontro con l'esemplare dominante. Anche se è soltanto uno dei numerosi maschi solitari della zona, è già stato accettato dalla maggior parte dei gruppi femminili. Passa le notti vagabondando in cerca del cibo e delle femmine e le giornate dormendo, spesso con una delle sue compagne. Pulisce e marca una femmina con il suo odore e poi passa a rendere lo stesso servigio a un altro esemplare della stessa famiglia. Se una dovesse essere in calore, lui si troverebbe al posto giusto nel momento giusto e potrebbe diventare padre ancora una volta. I cuccioli si trovano ora in un nuovo nido e hanno qualche settimana in più. La madre li ha appena allattati ed esce un attimo per mangiare mentre i piccoli dormono. Ma loro si svegliano prima che lei ritorni e il più vivace si avventura all'esterno.
si sente ormai sicuro di sé, anche nelle notti più buie. Al piccolo più cauto non piace essere lasciato solo. Però non se la sente neppure di uscire. Adesso quello vivace si è allontanato e quando è ormai troppo tardi capisce di essere in pericolo. Una genetta, il più furbo e furtivo tra i pochi nemici dei galagoni, si sta aggirando nel bosco in cerca di prede, non lontano dal nido. Sente i versi che le famiglie di galagoni si scambiano nel buio. Il piccolo lancia un flebile richiamo di paura. In un attimo la madre capisce la situazione. Si precipita sul piccolo, lo afferra e lo porta in un altro nido ben lontano dalla genetta. Intanto il predatore si avvicina sempre più all'altro cucciolo. Ma ecco che la femmina è già di ritorno, appena in tempo per prendere anche il secondo cucciolo e portarlo velocemente lontano. Questo nido è sicuro, almeno per il momento, ma prima dell'alba la famiglia potrebbe doversi trasferire di nuovo. Più la luna splende, più il giovane maschio ha tempo a disposizione per la vita sociale. Ma nemmeno a lui le cose vanno sempre bene. Se vede il maschio dominante con una delle femmine, deve girare alla larga. Attraverso gli alberi ha sentito il rumore di una falena. Ma come lui, l'ha sentita anche una civetta nana. Ancora una volta si scontra con chi è più forte di lui. La civetta è piccola e si nutre degli stessi insetti mangiati dai galagoni. Le due specie sono quindi in competizione. Per di più, il rapace ha dei piccoli da nutrire e deve cacciare molto. Prima di dare l'insetto al suo piccolo, la civetta gli toglie le ali. Una falena non è certo sufficiente e il genitore deve cacciare ancora. Ma il galagone può sempre leccare la resina. Ha dei denti sporgenti che si rivelano molto utili quando si tratta di raschiarla dalla corteccia. Poi c'è la gradita sorpresa di un insetto che è rimasto intrappolato. Il galagone non soffre mai la fame, perché il suo cibo non deve essere sempre cacciato e catturato. La violenza può far parte della vita giornaliera degli animali là sotto, ma non di quella dei piccoli galagoni, che conducono un'esistenza piuttosto tranquilla, soprattutto nella stagione delle piogge. Adesso fratello e sorella hanno 3 mesi e sono grandi quasi come la loro madre. Se si bagnano, si asciugano leccandosi a vicenda. I denti a raschietto sono utili anche per pettinarsi.
Di giorno stanno con la madre, ma di notte la lasciano per andare a cercare il cibo da soli. Questa falena è appena emersa. È un bel boccone per il giovane galagone. Sua sorella cerca di rubarne un pezzetto. Ma nella stagione delle piogge il cibo non manca. Il volo delle giovani termiti permette ai galagoni di nutrirsi a sazietà. I gemelli devono semplicemente accomodarsi sul termitaio e mangiare. Poi qualcosa induce fratello e sorella a tornare subito a casa. Forse una genetta. E la madre li segue nella sicurezza del nido. È il giovane maschio. I suoi spostamenti lo hanno riportato ai rami segnati da odori familiari. Controlla che non ci siano rivali nelle vicinanze, mentre un membro della sua famiglia lo guarda con curiosità. Poi la femmina va ad accoglierlo e lo saluta amichevolmente. Incoraggiati dalla tranquillità della madre, anche i gemelli lasciano il nido per incontrare il padre. Il maschio continuerà a visitare la sua famiglia di tanto in tanto. E fra non molto, in una luminosa notte africana, il suo figlio maschio lascerà la casa materna per esplorare a sua volta nuove terre sconosciute.